grazie a due uomini come padre Selina, che io conosco perché nasce già cristiano prima ancora di diventare parroco, ed è uno che si è impegnato nel sociale non soltanto sentendo e ascoltando i nostri giovani, le nostre scuole, ma che al villaggio Giordano rappresentava una figura importantissima per la vita di quel borgo che, come sappiamo, ha avuto diversi problemi nella sua storia. Totò, in collaborazione pure con la grande Eugenio, grazie per aver fatto per Giordano. Grazie a lei, padre Selina. Totò invece lo conosco esploratore, con i pantaloncini corti, con il telo ble, ed era già da allora ragazzino, io facevo il lupetto, lui era esploratore. Sono persone che si impegnano, non parlo della politica perché la politica sono andato in pensione, quindi anche se vai il ringraziamento a queste persone che si stanno adoperando perché Palma diventi più bella e più accogliente. Fatemi però ringraziare la scolaresca di Palma di Montecchiano, che oggi non è presente totalmente perché stanno facendo lezione, perché si sta concludendo l'anno scolastico. Meravigliosi saranno i ragazzi dell'Arrigo, meravigliosi i ragazzi del secondo circolo, meravigliosi sono i nostri ragazzi del Canciamila, a cui per la prima volta pubblicamente dico ringrazio Dio che mi ha mandato una insegnante come la maestra Nardo, che è una insegnante a tutti gli effetti. E con tutte... questi ragazzi non conoscevano il pianoforte. Oggi avete visto di che cosa sono capaci. Grazie a tutti i miei docenti, grazie alla scuola, grazie ai presidi che si adoperano anche senza mancare di qualche stupido conflitto che non esiste e che spero portino a Palma l'idea di essere persone per bene, nel rispetto della interiorità, nel rispetto del prossimo. Grazie a tutti, buon divertimento e buona festa di Palma di Montecchiano. Grazie al preside, piacere, complimenti a tutti. Ringraziamo Eugenio Dossi, dirigente del Canciamila. Invito Paola, che è il dirigente della Tomasi, che presenterà i suoi ragazzi. Buongiorno, io sono la professoressa Massiese, non sono la dirigente, però rappresento la nostra dirigente Laura Carmen San Filippo, della quale porto i saluti, che però oggi non potrà essere presente. E la nostra è la D'Arrigo Tomasi, è una scuola di indirizzo musicale, tanto che vanta strumenti come il clarinetto, il violino, la tastiera. Come ogni anno siamo felici di accogliere l'invito che ci fate, perché io sono campanilista, sono stata fuori ma avevo grandissima voglia di ritornare a Palma perché io la amo, con tutta la spazzatura, con tutto quello che sta facendo l'amministrazione. Sono veramente contenta di essere palmese, di filmare sempre i ragazzi che si adoperano per il bene della comunità. E che dire, viva Palma di Montechiaro e buon compleanno. Per quanto riguarda il lato musicale, c'è il professore Graziano Mossuto, uniqui quesum, buon lavoro. Salve a tutti, velocissimo perché ho paura che non ce la facciamo. Allora, l'orchestra Tomasi dirige il maestro Cusumano, faremo due brani, l'inno alla gioia, famosissimo, Beethoven, inno europeo, scritto proprio per esprimere la gioia della vita, e poi faremo un brano di Jan Tiersen o Tarsen, Tiersen mi piace di più come suona, la Pre-Midi, con un arrangiamento particolare. Entrambi i brani sono stati arrangiati qui dai nostri docenti, suoneremo in acustico, quindi vi invitiamo a fare silenzio perché non abbiamo l'amplificazione, quindi abbiamo pochi mezzi. Quanto dura? Siamo pronti? Maestro? Grazie. Maestro Giuseppe Cusumano. That's good.
Bene, io volevo ringraziarvi tutti, un grazie dalla nostra preside Carmen Lavoro San Filippo, grazie. Quindi siamo alla conclusione, ci avviamo verso la conclusione e sento il dovere di ringraziare in modo particolare Graziano Mossuto e il maestro Giuseppe Cusuman. Vogliamo fare un applauso perché sono i dottori in genere. Sì. Mi saluta l'Aula San Filippo che è assente, va bene? Sì. E un grazie a tutti i nostri carissimi, brevissimi colleghi. Viva la musica! I nostri, vorrei un attimo ringraziare Maestro Scibetta, Nicolosi, la nostra Antonella di Piazza Clarinetto, dove sei? Anna dei Capelli Brown, Anna il cognome, molto bravo, Galluzzo, scusate, il maestro Cusumano, il maestro Gucciardi, grazie a tutti. Grazie, quindi ci avviamo alla conclusione, ecco, che dire, veramente auguri ancora ragazzi, auguri a tutti, auguri a Palma. E vi devo ringraziare per il lavoro che avete fatto, perché come sapete ogni anno noi diamo un tema da sviluppare ai nostri ragazzi e quest'anno il tema che hanno portato avanti era migrante, ero migrante e mi avete accolto. E i premi che noi daremo, gli attestati che daremo sono tutti e che seguo, perché vi devo ringraziare, vi ringraziamo, sì, io Don Antonio che è il nostro consiglio, per i lavori che avete fatto. I disegni sono stupendi, il tema era sull'accoglienza, se guardate là c'è la mostra, i disegni sono stupendi e gli elaborati che sono stati fatti sono veramente meravigliosi, tutti, dico tutti, parlano sull'accoglienza, che noi cittadini di Palma diamo l'accoglienza agli altri e mi sa che questo tipo di accoglienza noi ce l'abbiamo nel nostro DNA, proprio insito all'interno proprio del nostro DNA, dare l'accoglienza agli altri, anche se c'è qualcuno che esce sempre fuori dal seminato, come si suol dire. E quindi gli elaborati, che noi, gli attestati che noi daremo, ecco, li consegneremo ai docenti e ve li daranno loro, va bene? Mentre qua mi permetto di dare, ecco, gli attestati, un segno di riconoscimento, di benemerenza per quanto riguarda l'impegno che hanno fatto e lo diamo noi Castellani di Maria innanzitutto alla Presidente del Consiglio lo leggi per tutti perché è il diploma di benemerenza al nostro caro fratello e amico dottoressa Letizia Pace Presidente del Consiglio del Comune di Palma di Montegliano, al quale si conferisce la nomina di Castellano di Maria nella qualità di sottoscritto onorario, con l'augurio che possa sempre diffondere nel mondo lo spirito della solidarietà e della pace, rimanendo vitalmente legato ai valori e alle tradizioni del nostro paese, Palma di Montechiaro, quale fedele devoto della Madonna del Castello. Auguri, ora fai parte del Castellano di Maria. L'altra è per il sindaco che per impegno istituzionale dovrebbe arrivare da un momento all'altro e lo ritira, ecco, lo consegna alla Presidente Letizia Pace. Poi c'è Filippo Bellia che non è venuto perché ha problemi con la famiglia, un attimo solo. Veramente, questi attestati di stampa, cioè Gioacchino Cigna, però abbiamo fatto una sorpresa perché vogliamo dare la beneficenza, l'onoreficenza proprio di appartenenza ai Castellani di Maria a Gioacchino Cigna, Alberto, perché fa tantissimo per la nostra comunità. Si è impegnato, se quello che vedete qua tutte le ha realizzate lui ed è sempre disponibilissimo, va bene? Ecco la sorpresa, il nome non c'è scritto perché l'altro l'ha scritto lui, perché l'ha fatto la... qua invece la sorpresa, va bene? Ora fai parte dei Castellani di Maria, ok? Grazie. E allora invito, ecco,
e i dirigenti, ecco, daremo ora le targhe ai dirigenti, allora, dell'istituto, istituto Cangiamila, chi viene a ritirare, ecco, la targa? Maricola, dai! No, c'è qua, no, voi, il dirigente, sì, i docenti. Abbiamo messo celebrazione del 182° anno di fondazione della città, ero migrante e mi avete accolto, in benevolenza, fratello, Cangiamila, va bene? Sì, ma anche i vostri colleghi sono interessati per i cartelloni. Ora vi do io gli attestati, un attimo, Cangiamila. Attestati scuola Cangiamila, questi li consegnerete voi perché sono tanti ragazzi, va bene? Già ci sono i nomi scritti di quelli che hanno partecipato, va bene? Ecco, e ora invitiamo l'Arrigo Tomasi a ritirare, ecco. Poi no, in classe le date, poi qua, ecco. Paoletta, sempre disponibile, anche Laura San Filippo, la dirigente, in modo particolare, ma Paola collabora assieme a tutti gli altri insegnanti, veramente. Grazie Paoletta per quello che fai. Bene, poi c'è l'istituto Giovan Battista Odierna, dirigente. Non c'è nessuno, gliela consegniamo domani perché domani facciamo un musical là con i ragazzi del liceo e presenteremo un giovane palmese che è morto, Ignazio Amato, va bene, che si è, ecco, era un po' un pochino tutto particolare e poi si è convertito, si è fatto seminarista ed è morto, va bene, e lo presenteremo come modello ai ragazzi del liceo, va bene. Poi c'è Milani, c'è qualcuno della Milani? No, va bene, glielo porteremo noi. Che dire, ringrazio. CB odierno, dov'è? Non ci sono, va bene. Allora, ringrazio, scusate, sì, guardate, questi due, questo qua, va bene. Ringrazio il commissario Amato e il maresciallo Tupputi. Grazie per essere intervenuti, veramente questi sono, ecco, segni di presenza per le autorità, per noi sono importanti, veramente, ci avete onorato con la vostra presenza. Grazie a tutti e viva Palma di Montechiaro, un applauso! Facciamo una foto con i docenti e autorità, padre Antonio, dai!